mio padre si comporta meglio con te, me l'ha promesso. Sì, va tutto bene, davvero. Tu pensa a te stessa ora, ok? Spero tra un paio di settimane di recuperare un po' di forze, così possiamo tornare tutte e due a casa. D'accordo? D'accordo. Voglio che tu riprenda a gareggiare. È troppo tempo che non lo fai. Vedremo. Non posso essere io il motivo per il quale smetti. Mi hai promesso che non avresti smesso. Non lo farò. Adesso dormi. Ok? Ti amo tanto. Ti amo anch'io tantissimo. A volte dubito di avere la capacità di interagire a un tale livello, ma so che sarà necessaria se diventerò un essere umano, come spero. Prenditi cura di loro, Enzo. Rimasi sveglio tutto. Il demone si stava avvicinando a Eve, ma avrebbe dovuto fare i conti con me prima. L'unica volta che gli altri rimasero svegli, abbandonai i miei doveri di guardia. Che cane pigro. Qualche volta Danny vegliava insieme a me. Però la a riposare. Doveva farsi forza per Zoe. Vai! Presa. Dov'è la palla? Dov'è la palla? Non la prendi! Attento, attento, laggiù! Oh, Enzo! Bravo, bravo. Ricordi? La sua resistenza non conosceva limiti. Da tennis. Ti ha prenotato delle lezioni il mercoledì pomeriggio al nostro circolo, contenta? Sì! Veramente il mercoledì non va bene per me, sono all'officina tutto il giorno. Non è un problema, ti accompagniamo noi, Zoe. Sì! Sì! I genitori di Eve viziavano Zoe, ma lui li lasciava fare. Sapeva che era il loro modo per non pensare a quello che stava accadendo alla loro figlia. Un compito praticamente impossibile. Sono tornato, dove siete?